Che poi io non ho capito perché non ho alzato ancora un po' quella telecamera senza che io dovessi stare piegato in questo modo, ma fa lo stesso. Guarda Flavia, ti dico la verità, se non mi trovano il diabete faccio la dolce vita. Ma perché? Oddio! Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale di MattiVay per una recensione, precisione, recensione nella recensione per la precisione che non so che cosa cazzo sto dicendo, ma lo sto dicendo di MattiVay. Beh, adesso non so se questo sarà il primo. Perché il primo e faccio il due? Se sarà il primo, se sarà il secondo, se sarà il terzo, o quale cazzo di video sarà, però siamo tornati ugualmente, ma penso che sarà il secondo video questo, quindi saremo già tornati. Di cosa vi vado a parlare oggi? Oggi vi vado a parlare di tre nuovi liquidi della Puff. Allora, la Dolce Vita si chiamano questi liquidi, questa linea di liquidi più che altro. Sono nati, sono nuovi, hanno un paio di settimane ad oggi che stiamo registrando questi video e sono molto interessanti. Perché il nome, la Dolce Vita, secondo me, non ho parlato con l'azienda, quindi non è un dato certo che ho da parte dell'azienda, ma è una mia supposizione. La Dolce Vita, secondo me, è una linea che vuole andare a raccontare un pochettino anche, tra virgolette, i segreti che ci sono nelle case delle casalinghe, le donne pasticcere, quelle che amano mettersi a cucinare, anche gli uomini, perché ci sono anche gli uomini che amano mettersi a cucinare. È un po' un qualcosa che va a raccontare. Perché mi guardi così? Sei estasiata? Ok. È un qualcosa che va a raccontare l'angolo sicuro della propria vita, cioè casa nostra, anche perché sono liquidi che raccontano la storia italiana della pasticceria, della dolciferia, del diabete che ci è venuto con tutti sta papabona, come si dice anche da queste parti. Io sono un po' così perché sono un po' raffreddato, ma ragazzi, mi sento illuminato tipo Dio. Ve lo dico. Vabbè, insomma, questo qua era un po' un preambolo per spiegare cosa secondo me è la scelta di questa linea. Sono scatole diverse da quelle che siamo abituati a vedere. Allora ragazzi, adesso andiamo a provarli. Voglio spiegare subito una cosa. Questi tre liquidi sono stati preparati due, cioè la zeppola e la torta della nonna. Per lo store sono stati preparati con una base 50-50, perché come sapete i mix and vape si possono allungare o non allungare, quindi andare un po' a restringere, farli diventare un po' meno densi con delle basi 80-20, i liquidi in base al proprio piacere. Quindi Flavia aveva piacere di avere comunque questi liquidi qua da provare da guancia, anche perché lei è una cultrice del tiro di guancia e quindi lei voleva avere i liquidi per i cazzi suoi, insomma quello è il discorso. Mentre il crema caffè mi sono impuntato e l'abbiamo fatto con una base 80-20 da cloud. Quindi questo cosa vuol dire? Che se durante la fase di recensione li vedrete un po' più blandini come vapore, la zeppola e la torta della nonna è solo ed esclusivamente per questo motivo qua, in maniera che voi lo sapete e io sono sereno che ve l'ho detto. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a provarli perché sono veramente felice di poter fare finalmente questa recensione, perché il mio canale è stato fermo per troppo tempo. Allora ragazzi, questi qua sono i tre liquidi: zeppola, torta della nonna e crema caffè. Io li farei nell'ordine torta della nonna, crema caffè e poi zeppola. In questo video io apro quasi ufficialmente un casting per chi vuole venire a fare le recensioni dei liquidi, solo quelle, insieme a me. Voglio vedere se c'è qualcuno della zona che ha piacere di venire qua una sera ogni tanto a registrare qualche recensione insieme. Tutto qua. Non ha un senso logico questa cosa qua, però ho piacere di espandere il mondo del mio canale YouTube a qualcun altro.
ma se qualcuno vuole venire siete ben accetti. Allora, dove li andiamo a provare? Li andiamo a provare su un RS200 con un Rafale X. Oggi abbiamo tirato fuori il nostro Rafale X perché avevamo piacere di riutilizzarlo dopo un bel po' che non lo utilizzavamo. La torta della nonna. Per chi la conosce, la torta della nonna. Io devo dirvi la verità, la torta della nonna, questo qua è un dolce che io ho mangiato due volte nelle ultime tre settimane, bene o male, ma non ho mai mangiato più di tanto nel resto della mia vita. Non so perché, però l'ho mangiato poco. Quindi, se non sono troppo preciso, o nel caso in cui fosse una ricetta differente da quella che io ho provato, la torta della nonna è composta da zucchero, da uova, da farina, bacello di vaniglia, da burro che verrà fuso, sale, da lievito, cannella in polvere. Perdonatemi se non sono troppo preciso. Vado a svapiamo a 100 watt per la paura nel cuore. Non lo so perché. Allora, dalla torta della nonna si evincono delle note di frutta secca, si sente un pochettino la frutta secca, sento spiccare molto il sapore dell'uovo, ma sono i miei gusti, quindi magari sto dicendo delle frottole enormi, ragazzi, però questo è quello che sento io. E un retrogusto di agrumi, non capisco se sia principalmente limone o quel che sia, c'è un retrogusto di fruttato che non mi è troppo chiaro, a me. Quindi magari viene Flavia e lei ve lo sa riconoscere alla perfezione, perché magari ha mangiato più torta della nonna, per capirci, avete capito qual è il senso? Sì, devo dire la verità, io sento questi elementi principalmente, però non è male. Non è un liquido che probabilmente mi svaperei perché non amo questi sapori, però non è male, venite a provarlo. Anzi, vi dirò, più lo svapate più diventa buono. Dopodiché andiamo a provare la zeppola. Zeppola qui, zeppola lì, zeppola su, zeppola giù. La 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 la. No? Tu dici di no? E vabbè, se tu dici di no. Madonna, sono illuminato tipo Dio. Ricordiamo che sono liquidi tutti quanti fatti a zero di nicotina, in modo che sono usufruibili ed ascoltabili per chiunque. Ok, ho drippato la crema caffè in modo che adesso la posso andare a svapare. Questa qua è fatta con la base 80-20 e si vede. Non male per niente. È un caffè molto acidulo. Non è un caffè troppo dolce. E quindi è forse quello che lo rende particolare. Si sente non tanto in fase di aspirazione, ma più quando lo butti fuori come retrogusto in bocca, ti resta quel dolcino della panna che fa un po' l'effetto caffè macchiato. E in tutto ciò la cosa che rende figo l'idea è che quando parli, quando comunque respiri, dopo aver buttato tutto fuori, ti vengono fuori tutte le note del caffè proprio in maniera molto bella, molto buona. Mi piace il nuovo sfondo delle recensioni di Matty Vape al Puff Store pagine. Sì, devo dire molto molto buono, ragazzi di Puff, avete fatto veramente un gran bel lavoro con questi liquidi, complimenti. Sì, ci sta! No. Non avevo registrato bene l'audio, ragazzi, e quindi adesso forse si sentirà meglio. Adesso ragazzi andiamo a provare la zeppola, spero che si senta meglio rispetto a prima, lo scoprirò solo quando mi metterò ad editare questo video. Io la zeppola penso di non averla mai mangiata, però di una cosa sono certo, la zeppola è un dolce fritto, su di quello ne sono sicuro. Ci deve essere all'interno penso anche del miele, o comunque fatto con, cioè viene fritto col miele. Adesso andiamo a provarlo. Ma cos'è sta roba? Ma cos'è che è tipo Dio? Allora, se non vi piace il gusto del fritto, questo non è sicuramente un liquido per voi. Però, se vi piace, ragazzi, di questi ve ne berrete a litri.
Se è buono. È buonissimo. Provati da Cloud, io penso che questo si becca un 9 bello pieno. Sì, ragazzi, basta. Zeppola, crema caffè e torta della nonna, se vi piacciono, andate negli store di Puff a provarli perché sono veramente molto, molto, molto fedeli. In particolare crema caffè, che io ne ho bevuta e mangiata assai, vi dico che è molto fedele. Detto ciò, questo video è rimasto un po' lungo perché ho fatto tutto il mio preambolo all'inizio, ma ce ne vi invito a, così come Matty Vape, vi invito a mettere mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, iscrivervi anche alle mie pagine social che sono Instagram e Facebook, ma c'è anche Twitter e c'è anche Snapchat, ma non li c***o mai principalmente. Vi invito anche a mettere mi piace alla pagina del Puff Store Pergine, qua di Pergine Valsugana, e se non avete provato questi liquidi potentissimi andate a provarli, se non li volete provare e se non vi è piaciuto il video ce ne faremo una ragione, ma nel frattempo la dolce vita ci addolcirà la pizza. Con l'ultima svapata, ciao ragazzi. Turn down for what?